di servizi di risorse. Quindi la mia domanda è un po' come, ma i fornitori sono organizzati così? Stanno percependo questa domanda così articolata e non in alcuni casi propongono modelli internazionali abbastanza standard, abbastanza standardizzati, vincolati da meccanismi così di contrasto e di controllo finanziario, ma hanno prevalenza poi. La ringrazio. Beh, noi direi che come azienda, IoT è un'azienda che gestisce l'informazione e quindi è un'azienda che si preoccupa di una nicchia, se vogliamo, di quella che è l'offerta del mondo ICT. La tendenza delle corporation, delle grandi multinazionali in particolare, è quella spesso di tentare di fornire un modello replicabile presso i propri clienti. Ecco, questo, diciamo, per la nostra esperienza non è facilmente applicabile, intanto perché i nostri clienti sono clienti molto, molto smart, sanno richiedere quello che serve ai propri fornitori, e l'altro punto è che non è conveniente, non è in una logica win-win rispetto ai nostri clienti. Allora, l'approccio tipico, quello che noi tentiamo di affrontare con i nostri clienti, è un approccio di tipo consulenziale iniziale, che si basa su una capacità e una conoscenza specifica che noi portiamo dai nostri clienti, per capire esattamente qual è l'esigenza e quindi cercare di capire qual è il modello organizzativo, per esempio, dell'ICT presso il cliente, quindi quali sono i business driver che questa funzione deve abilitare all'interno dell'azienda, capire quali sono le infrastrutture, la loro complessità, e avere molto chiare quali sono le competenze già presenti presso il cliente. L'obiettivo di questa prima fase di assessment congiunto è di condividere quindi quali saranno gli obiettivi del servizio che si va a fornire. Deve essere l'obiettivo chiaro, ben articolato, ben normato e soprattutto condiviso. Il rischio è quello che ci siano due aspettative diverse, da parte di chi acquista e da parte di chi fornisce il servizio, e questo potrebbe causare dei problemi non indifferenti. Diciamo che quindi a questo punto una delle necessità che sono emerse durante il corso della mattinale, che abbiamo ascoltato essere uno dei punti focali, per esempio, è quello di capire quali sono le competenze che il cliente ha in casa e quali competenze questo cliente può ricevere dal fornitore. Questo spesso nella nostra esperienza è molto importante capire se la necessità dell'azienda cliente è quella di innalzare il livello di conoscenza interna attraverso l'uso di un fornitore competente, specifico, specializzato, e quindi migliorare la capacità interna delle proprie strutture, oppure se vuole complementare una sua carenza organizzativa attraverso l'uso a lungo termine di competenze esterne. Ecco, diciamo che una volta chiariti questi obiettivi finita la durata del servizio, la cosa più importante diventa la capacità poi di erogare, la capacità di delivery di questo tipo di servizi. Nell'intervento di Andreoni poco fa si diceva c'è una tendenza a parlare di efficienza e di innovazioni spesso in modo molto separato e non integrato. L'importante è avere una velocità di innovazione. Questo è dato dal modello di delivery, dell'efficacia, io direi, della capacità di delivery. E questo per noi, direi, è uno dei motivi di vanto, perché comunque abbiamo un'esperienza, seppure di settore, che dura da parecchi anni, come la vostra. Sì, grazie. Mi sembra che sia